secondo Matteo. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno di tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Penso che non
non ci sia una espressione più incisiva per qualificare il senso del sacerdozio, ministri, amministratori della grazia di Dio, ministri e amministratori dell'amore di Dio. Celebriamo la nascita del sacerdozio, perché attraverso la partecipazione del suo sacerdozio ad alcuni fratelli che sceglie, ecco, Gesù si rende presente, vivo, continua ad essere cibo, il vero cibo disceso dal cielo per noi, non come la manna che mangiarono gli israeliti nel deserto e poi morirono, ma chi mangia di questo pane e beve di questo calice, di questo sangue, di un mistero che è il mistero di amore. E così per questo parliamo benissimo. Più volte ci viene ricordato nella Sacra Scrittura di Dio. A me piace molto sempre richiamare un versetto della lettera agli Ebrei per descrivere il sacerdote e il sacerdozio partecipato da Cristo a noi, che siamo stati ritenuti in così grande dono. Il sacerdote, dice l'autore della lettera agli Ebrei, è un fratello scelto tra i fratelli, è scelto per servire i fratelli nelle cose che riguardano Dio. È una espressione molto bella, molto densa, perché c'è l'elezione di Dio, c'è la nostra umanità, fratelli tra i fratelli, preso di mezzo ai fratelli, scelto tra tanti fratelli, è scelto per servire, non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita per voi, dice Gesù. Anche il sacerdote è scelto per servire e non per essere servito, ed è scelto per dare la sua vita. Il ministero sacerdotale ha significato, fratelli, non per le cose che riusciamo a fare, lo ricordo ai miei cari sacerdoti, oggi lo ricordo a Padre Massimo, ma perché in questo nostro fare noi esprimiamo e rendiamo presente, efficace, Cristo Gesù e il suo amore per gli uomini. Di oggi e sempre, Cristo, ieri, oggi e sempre. Questa presenza perpetua ricordare quella pagina evangelica che oggi abbiamo ricevuto in dono. Gesù che parla a noi oggi e dice che lui è pure l'umile di cuore. E ringrazia il Padre per i piccoli, per i semplici, per coloro cioè che non presumono e non pretendono, ma per coloro che invece accorgono, per coloro che sanno con molta semplicità e purezza di cuore mettersi in questo atteggiamento di accoglienza dell'amore, di accoglienza del dono, di accoglienza della salvezza, di un giubileo, quale quello che stiamo celebrando questa sera, giubileo sacerdotale. Anzitutto, carissimi,
è il grande richiamo all'amore di Dio. È un amore che arriva a noi attraverso un fratello scelto per essere portatore, per essere segno e portatore del suo amore, per essere segno di una presenza, presenza di servizio, presenza di donazione. Dunque il Giubileo diventa momento opportuno per riconoscere questo dono e per esprimere la gratitudine per un così grande dono. Il riconoscimento della gratitudine che è molto forte, molto dura quest'oggi nell'animo di Padre Massimo, ma che deve essere forte e vivo nell'animo di ciascuno di noi, perché il sacerdozio dato a lui è per noi, scelto di mezzo a noi per servire noi nelle cose che riguardano Dio. Il sacerdozio non può pensarsi al di fuori del popolo santo di Dio, come un qualche cosa a sé stante, fuori da una comunità, all'infuori di un gruppo di fratelli da servire, a cui portare Gesù. Non siamo qui semplicemente per dire a Padre Massimo auguri, siamo qui per dire al Signore grazie per il dono del suo sacerdozio, che è un dono per noi, per questa nostra comunità, per questa nostra Chiesa. E che il senso più profondo sta proprio qui, il popolo in una comunità che dice grazie al Signore per il sacerdozio di un fratello oggi di Padre Massimo. E l'ultimo aspetto che mi piace sottolineare per andare dentro il senso profondo del Giubileo e la dimensione della fedeltà. Oggi una virtù molto rara, e noi credo tutti quanti ne facciamo esperienza più o meno indiretta o diretta. Fedeltà, dicevo, virtù che diventa sempre più rara. 25 anni di sacerdozio, al di là di quelli che possono essere le capacità, le qualità, al di là di quelle che sono state le espressioni, le attività, le tante o poche cose fatte, ma sono soprattutto espressioni di una fedeltà, ma anche questa è dono di Dio, perché il fedele è Lui. Dio ci ha scelti, Dio ci sceglie, Dio conserva il suo nome, e che a noi il sacerdote viene richiesto di custodire il dono, accogliendo l'amore di Dio quotidianamente e accogliendo sempre questa volontà di Dio di mantenere fede, di conservarti sempre la fiducia che ha riposto in te, chiamandoti al sacerdozio, che tu possa sempre custodire nella maniera più bella questo dono, non solo per altri 25 anni, ma per 50 e 100 anni ancora. Grazie Padre Massimo, a nome dei tuoi familiari, a nome dei sacerdoti che rappresentano la famiglia del presbiterio, grazie a nome di questa comunità che servi, delle comunità di rappresentanti che hanno stato il tuo servizio, grazie a nome di tutta la comunità diocesana.
Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire la sorgente di ogni grazia e benedizione. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, Signore. Perché la Santa Chiesa, Dio, nuovo Adamo, addormentato sulla croce, si faccia tutti, tutta a tutti, manifestando al mondo la grandezza del tuo amore. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, Signore. Perché quanti hanno scelto la vita stretta dei consigli evangelici, si facciano imitatori di Cristo, mite e umile di cuore, nell'adesione alla volontà del Padre e nel servizio ai fratelli. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, Signore. Yeah.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Padre misericordioso, che ci hai amati con immenso amore, la degna della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sempre in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Salvatore. Innalzando sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi, e dalla ferita del suo pianto, effuse sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Gloriosamente risorto e asceso al cielo, e
faccia di noi un sacrificio che venga a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con il Santo Apostolo, con i nostri martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
il sangue della sua vita. Come primo cittadino ho avuto questo onore, il grande piacere che abbiamo avuto. E anche stasera per la mia amministrazione siamo presenti per cercare di cogliere questa sua presenza, questa importante ricorrenza per la nostra comunità, non soltanto per la parrocchia della Sacra Famiglia, ma per tutta la nostra comunità cittadina, il senso del suo pensiero, del suo messaggio. Io mi scuso con lei, mi scuso con padre per tutto il ritardo, per tutto io e l'assessore che ci siamo arrivati. Purtroppo la riunione del Consiglio Comunale è importante, già programmata, e c'è il primo di essere quasi come la nostra Presidente. Però siamo presenti con tutti, perché vediamo che questa occasione, un'occasione in cui bisogna fare anche delle attente riflessioni, non tanto come luoghi di chiesa o come cristiani, ma soprattutto per quanto ci riguarda anche come amministratore, che in questi anni ci siamo confrontati in modo sicuramente costruito, fisico con una volontà ecclesiastica a tutti i livelli. Abbiamo avuto in particolare la persona di Padre Giulio, un punto di riferimento oltre nuovo sulla riforma. Perché se è vero che è vero, che con tutti i sacerdoti della nostra cittadina, ma anche del paese unito, il grande consiglio comune, un confronto di idee molto utile alla crescita della cittadinanza, spero che Padre Massimo Cottura si sente distinto di nazione e critica in senso positivo del confronto dell'amministrazione. Io ricordo che fin dal primo giorno in cui mi sono insediato al Consiglio ho ricevuto puntualmente, periodicamente, delle sue note, delle sue riflessioni, anche fortemente critiche, ma sempre costruttive, propositive per quanto riguarda i problemi che riguardavano non soltanto la parrocchia della Santa Famiglia, ma che riguardavano di quanto alla comunità della nostra cittadina e da sotto la destra. Per questo è un momento molto importante. La nostra presenza non è solamente formale, ma è una presenza importante, perché noi vediamo dare la parte della nostra comunità, ma anche la parte del cuore, la parte del Romeo, da tutti i sacerdoti che pensano non hanno ricevuto dei messaggi importanti, delle critiche costruttive importanti, che ci hanno sicuramente aiutato molto nella nostra azione di amministratore, soprattutto laddove bisogna affrontare quelle che sono le problematiche più importanti a cui certamente la Chiesa, la nostra Chiesa, è sensibile. Parliamo delle fasce di sofferenza, di immaginare, parliamo della gestione dei servizi sociali della nostra cittadina, di comprensione, che non sempre purtroppo e soltanto per capire come non ci sono le conoscenze della situazione. Quindi è una priorità immediatamente per la sua presenza, il sacerdote per noi che siamo legati da sempre in modo assolutamente insolubile per i cristiani, rappresenta per rappresentare un momento una cosa molto importante che va molto al di là della loro azione pastorale, per noi è stato costretto un punto di noi abbiamo fatto anche dei progetti importanti che riguardano questa parrocchia, che riguardano la parrocchia della Madonna del Carmelo. Abbiamo accolto delle loro esigenze, del nostro progetto piano di lavoro generale, perché riteniamo che la comunità ecclesiastica, la comunità politica, debbano, nel nostro libro, andare
11. Perché nessuno pensa alla costruzione di un oratorio
cucina di formazione, dove la gioventù, e non solo quella, può trovare un luogo dove crescere sano, senza essere affidati altrove da sirene che spesso portano a cattive strade. C'è stato un dilatarsi di interventi nella nostra chiesa, ristrutturazione, migliore organizzazione degli ambienti parrocchiali, ma anche abbellimenti condivini, icone che impreziosiscono quella che una volta era definita la cappella, anche a sottolinearne la scarsità di mezzi economici, costituiti quasi esclusivamente dalla generosità dei fedeli, loro che pure non navigavano in mezzo alla ricchezza. C'è stato un dilatarsi di attività pastorali, un costante impegno per i giovani che ha preso forma nell'Azione Cattolica, nel gruppo Agesci Santa Teresa I, nel catechismo dei fanciulli delle scuole elementari. Tante sono state le iniziative che l'hanno vista promotore, incontri di formazione sugli argomenti più vari, dibattiti culturali ed un'attenzione particolare alla dottrina sociale della Chiesa e ai temi della bioetica. Inoltre, la sua sensibilità e la sua disponibilità l'hanno portata a farsi carico delle tante situazioni di disagio economico-sociale di cui è venuta a conoscenza. Nella nostra parrocchia non solo ha attivato il gruppo Caritas Banco Alimentare, ma ha anche svolto un'opera personale, silenziosa, tenace, infaticabile, di assistenza materiale e spirituale. Insomma, possiamo dire che tutto si è ad eccezione del nostro parroco che fisicamente si è un po' ristretto, avvantaggio sicuramente del suo aspetto e soprattutto della sua salute. E di questo possiamo anche grazie al Signore e agli uomini che hanno consentito questo piccolo miracolo. Tante sono le cose per cui ringraziare il Signore, gli altri non ce ne vogliono. Diciamocelo, soprattutto perché siamo stati noi a beneficiare di questi suoi fatiche e di questo suo impegno. Noi suoi parrocchiani la ringraziamo di vero cuore per la fedeltà alla parola del Signore, per la dedizione alla diffusione del Verbo, le sue omelie e le sue catechesi. Siamo grati per tutto il tempo che lei ha dedicato e dedica alla formazione, anche perché, diciamocelo francamente, tante volte pensiamo di aver capito tutto delle sacre scritture e in realtà non è sempre così. Siamo un po' come l'eunuco del passo degli anni degli apostoli, capisci ciò che legge, risponde e come potrei se nessuno mi istruisce. Le esprimiamo gratitudine per aver cercato di scuoterci, ha cercato di svegliarci dalla nostra sonnolenta quotidianità, per gettare uno sguardo al di là dei nostri piccoli problemi, cui talvolta diamo eccessivo peso, perdendo di vista che il Signore ci chiama ad andare oltre, ad andare all'alto, a non perderci nei mille intoppi che tante volte costituiscono un alibi al nostro dolce far poco o niente. E siamo solo nei primi 25 anni del suo ministero. Chissà quante altre strepitose azioni pastorali sono già in cantiere lassù per lei. Per tutte le cose fatte e per le tante altre che il Signore le concederà di fare, grazie Padre Massimo, ancora grazie e tantissimi affettuosi auguri da tutti i suoi parroci.
Allora, non è stato niente facile scegliere un regalo da lei. Mille volte ci ha detto di non avrebbe avuto niente e mille volte ci siamo rimessi in discussione. Cosa prendiamo, cosa accettiamo, cosa togliamo. Alla fine abbiamo avuto questa idea di queste stampe con delle icone bibliche. Abbiamo scelto, ma la scelta ci arriva da addosso, incontro. Perché una, aspetta, salve, gira la porta. Una rappresenta la scena di Samuele che unge Davide. E una domenica in cui capitò questa lettura, lei disse che il Signore si serve dei più piccoli. Anche nei più piccoli è riposto il progetto del Signore. E quindi non poteva che essere questa la prima scelta. La seconda scelta è capitata su un'altra icona biblica, che anche a lei sicuramente risulterà particolarmente gradita, perché rappresenta il rapporto filiale tra la Madonna e Gesù Bambino nel Tempio con il dottore della Chiesa a discutere. E tante volte nelle catechesi, nelle omelie, lei ha citato questo esempio, come questo episodio, come esempio veramente di amore filiale, ma dell'amore quotidiano ordinario che si trova all'interno della famiglia di Gesù. E a questo ci ha sempre detto di ispirarci, quindi non poteva veramente che essere questa la nostra scelta. Sono delle, diciamo ovviamente per tutti quanti, sono delle icone che risalgono ai primi del 700, e ne abbia cura ovviamente, e sono fatte veramente da parte di tutti i parrocchiani, anche persone di fuori parrocchia, anche persone che stasera per motivi personali e lavorativi non sono potute intervenire. E poi c'è tutto il nostro affetto, c'è il nostro rispetto, sì. E poi Sabrina gli ha dato una busta che ha anche questo un valore specifico, un peso specifico. Diciamo che questo è il resto di quello che ci è rimasto dopo la spesa delle icone. Ne farà, siamo certi che lei saprà fare l'uso migliore, secondo le nostre esigenze, quello che lei le darà molto. Grazie. Chiaramente sono destinate all'oratorio, quindi grazie. Voi sapete che io quando parlo non leggo mai, ma ogni tanto bisogna farlo. Eccellenza reverendissima, gentile autorità, cari confratelli e amici, abbiamo celebrato l'Eucaristia. Abbiamo reso grazie al Signore. In questa circostanza nulla di più appropriato avremmo potuto fare. E a Dio, datore di ogni bene, che dobbiamo riconoscere l'iniziativa di quanto di grande e buono riusciamo a fare. Il ministero presbiterale è per una Dio e l'uomo, Gesù Cristo e quanti si riconoscono Suoi discepoli. In verità i sacerdoti del mondo sono collocati in una posizione speciale, non nel senso che devono possedere e ricercare onori e privilegi, ma perché il loro particolare punto di osservazione consente di vedere nelle anime l'opera della grazia e la risposta generosa delle anime, ma a volte anche la resistenza di tanti e qualche volta il rifiuto che l'azione di Dio incontra nel suo proporsi alla libertà umana. A loro spetta favorire, con il loro prezioso ministero e la testimonianza personale, la risposta che Dio parla alla sua azione di salvezza. E come ci ha ricordato l'arcivescovo, stare in mezzo tra Dio e gli uomini, per dare agli uomini le cose di Dio e dare a Dio le cose degli uomini, secondo una classica definizione. Svolgendo questo ruolo, ogni presbitero si trova a volte a dover affrontare problematiche non facili,
Da una parte ci possono essere forze che lo tirano da una parte, magari pretendendo che egli abbandoni la sua identità, dimentichi la sua originalità che lo configura a Cristo, si adegui ad una visione terrenista, mondana e secolarizzata, e non dica più nulla di Dio e di ciò che gli vuole oggi da noi. Anche l'incapacità di comprendere da parte di alcuni il valore del celibato, della preghiera, del servizio gratuito e disinteressato è dovuto a questo. Dall'altra parte c'è Cristo, con il quale, lo si voglia o no, il prete è diventato un tutt'uno. Non solo ormai gli appartiene, ma è una cosa sola con lui che lo è per sempre. Anche quando vorrebbe per un momento defilarsi, mettere tra parentesi il suo ministero, perché magari deve affrontare situazioni difficili nelle quali pensa di non farcela, dall'ordinazione in poi, quindi solo 25 anni, ho avuto sempre la sensazione di avere il Signore addosso. Ci sono nella vita del sacerdote momenti nei quali risuonano nella sua mente le parole di Geremia. Mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Ma poi sai che tutto è grazia, anche le bastonate che prendo. E allora con San Paolo puoi dire tutto posso in colui che mi dà forza. Il sacerdote, l'uomo di relazione, deve stare quindi non solo mediano tra Dio e gli uomini, ma anche in mezzo agli uomini, nei crocifici della storia, cioè condividerne gioie, speranze, tristezze, angosce, paure e vittorie. Ciò che è genuinamente umano gli appartiene, e le conquiste educative, spirituali e morali, come anche quanto viene fatto per rendere anche la comunità civile più a misura d'uomo, non può trovare in cui sostegno, condivisione e incoraggiamento. In questi 25 anni ho sentito come vanno con diverse comunità. Ci sono luci ed ombre. Le ombre le affido alla misericordia infinita di Dio ogni volta che mi accosto al sacramento della riconciliazione. Le luci non posso che attribuirle a Dio, che malgrado le mie insufficienze umane mi ha scelto per essere suo ministro. Spesso mi chiedo cosa di particolare posso offrire alla comunità. Non ho avuto sempre una perfetta salute, non sono un uomo di cultura, ho un carattere immediato e sanguigno spesso nelle relazioni, ho dei limiti che a volte mi pesano, ma una cosa cerco di fare nella parrocchia, essere presente quotidianamente, offrire un servizio tutti i giorni, un servizio che a volte potrebbe sembrare banale, scontato. Ciò che di Dio posso dare è quindi un impegno, la cui cifra deve essere l'amore, la carità pastorale, e questo in fondo la mia sfida quotidiana. In questi 25 anni sono stato affiancato, soprattutto ho girato diverse comunità, a Santo Stefano Briga, qui c'è un gruppo di parrocchiani di Santo Stefano Briga che saluto, e alla Santa Famiglia, da laici e generosi, cristiani da cui ho imparato molto, la tradizione, la preghiera, il lavoro silenzioso e spesso eroico di tanti fratelli nella vita pastorale, sono stati per me una scuola di vita e un secondo seminario. A loro va il mio ringraziamento e la mia riconoscenza. Grazie anche ai confratelli sacerdoti e nei due vicariati, nei quali sono stato prima a Cavani e adesso qui a Santa Teresa, sono stati e sono compagni di un percorso pastorale. Un ricordo riconoscente devo all'arcivescovo, sacerdote della cattedrale di Messina 25 anni fa, affidandomi anche la parrocchia di Santo Stefano Briga nel 1988. Anche all'arcivescovo Marco.